Benvenuto al mio più grande esperimento. È quello a cui ho lavorato per tutta la mia vita. È sabato mattina 26 ottobre 1985, è luna 18 e questo è l'esperimento temporale numero 1. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì. È impossibile viaggiare nel tempo, dicono gli scienziati. Discovery News, giugno 2011. La macchina quantica del tempo permette viaggi temporali, scevri da paradossi. Telegraph, luglio 2010. I fisici saprebbero costruire una macchina del tempo? Science Daily, agosto 2007. Aspetta un attimo, Doc. Mi stai forse dicendo che hai costruito una macchina del tempo con la DeLorean? Marty McFly e Ritorno al futuro, 1985. Bentornati nella stanza dei misteri. Oggi vi parlerò della possibilità di viaggiare nel tempo. Sono esistiti dei viaggiatori del tempo? L'idea di varcare i confini del presente e di attraversare il tempo domina, intriga e ossessiona da sempre scienziati, scrittori, artisti e persone come noi, persone comuni. Un numero infinito di romanzi, libri, fumetti, film, canzoni e programmi televisivi rispecchiano il desiderio di liberarci definitivamente dalle catene del tempo lineare. Il viaggio nel tempo è e sarà sempre un'icona della cultura popolare. Dal punto di vista della teoria scientifica è solo una questione di tempo, dopodiché potremo viaggiare nel passato o visitare il futuro. Dal 1895, l'anno della pubblicazione della Macchina del Tempo, il celebre romanzo di H.G. Wells, agli odierni bestseller di fantascienza, i viaggi nel tempo ci incantano e ci attirano grazie alla promessa che un bel giorno, non molto lontano, potremo andare avanti e indietro nel tempo. E logicamente ci poniamo una domanda: le fantasie diventeranno realtà? Quello che oggi è fantascienza saranno i fatti della scienza avventura? Allora diverremo tutti potenziali viaggiatori nel tempo, percorrendo avanti e indietro il paesaggio temporale. L'uomo può sfidare la gravità in un pallone, e perché non dovrebbe sperare di arrestare o accelerare il suo movimento nella dimensione del tempo e persino volgersi indietro e viaggiare nella direzione opposta? Wells, la macchina del tempo. Ma prima di tutto, che cos'è il tempo? Gli orologi uccidono il tempo. Finché viene spento da piccole rotelline, il tempo è morto e prende vita solo quando l'orologio si ferma. William Faulkner. Il tempo non è altro che il fiume in cui vado a pescare. Henry David Thoreau. Il tempo assomiglia a una freccia. Pensate alla freccia come se puntasse verso un'unica direzione. Eppure si compone di tre elementi: passato, presente e futuro. Una volta scoccata, la sua traiettoria è mutabile o no? Può inserirsi qualcosa davanti alla freccia? Logicamente speriamo che non sia appuntita. E questo indica che il futuro potrebbe essere più duttile di quel che crediamo. Ma la traiettoria del passato è invariabile, poiché è già avvenuta, è finita e conclusa. Forse c'è una possibilità di viaggiare nel tempo usando
cunicoli spazio-temporali. Einstein cercò di capire la realtà dei cunicoli spazio-temporali collaborando con Nathan Rosen, il fisico già cooptato per il rinomato paradosso EPR, dalle iniziali di Einstein, Podolsky e Rosen, e mise in discussione sia la complicata funzione d'onda della fisica quantistica, sia l'inquietante argomento dell'azione a distanza delle particelle che comunicano reciprocamente nel tempo e nello spazio. Nel 1935 Rosen divenne assistente di Einstein all'Istituto di Studi Superiori di Princeton, New Jersey, e insieme scoprirono le formule matematiche per postulare un cunicolo spazio-temporale capace di connettere diversi punti nello spazio. Da una parte c'era un buco nero e all'altra estremità un buco bianco, cioè un buco nero che regredisce nel tempo. Questa galleria gravitazionale fu anche chiamata ponte di Einstein-Rosen o cunicolo lorenziano di Schaffhausen-Schiert, dal nome del fisico tedesco che per primo trovò la soluzione per le equazioni di campo nella relatività generale, poche settimane prima che Einstein divulgasse la sua teoria. La soluzione portò alla scoperta del raggio di Schwarzschild, che definisce le dimensioni dell'orizzonte di un evento di un buco nero non rotante. La geometria di tale soluzione implica di nuovo un buco nero, un buco bianco e due diversi e universi collegati reciprocamente da un cunicolo spazio-temporale sul loro orizzonte. Quindi il buco nero è il punto d'accesso, mentre quello bianco è il punto d'uscita, col vecchio ponte di Einstein-Rosen che li collega mediante un cunicolo. Però non è facile attraversare davvero questa galleria attraversabile. Insomma, le teorie sono tante, il discorso è abbastanza ampio, complicato e soprattutto molto ma molto scientifico. C'è anche una teoria, la teoria del multiverso, che è l'approccio teorico più citato per vanificare i paradossi del viaggio nel tempo, poiché l'esistenza di numerosi infiniti paralleli rende implicitamente possibili mondi in cui sono valide le leggi fisiche per viaggiare nel tempo, cioè se riusciamo ad arrivare da qui a lì. Il numero degli altri universi esistenti potrebbe essere enorme, perfino infinito, o forse fermarsi solo a 60 e 70. Forse i Big Bang avvengono costantemente per tutte le ore del giorno, del mese e dell'anno, rinnovando sempre gli universi. Immaginate quanti nuovi mondi si plasmano mentre ci laviamo i denti, prepariamo un panino, mangiamo al Mac o guardiamo le partite di calcio. Pensate a un sacco di voi che leggono contemporaneamente un libro o che in questo momento stanno vedendo e ascoltando la puntata della Stanza dei Misteri, oppure che fanno una miriade di belle cose in mondi al di là della vostra percezione e capacità di scoprirli, a meno in senso scientifico. Adesso cercherò di spiegarvi alcune teorie su dei presunti viaggiatori del tempo. Quindi gli appassionati dei presunti complotti hanno recentemente inondato i server di Twitter e di altri siti di reti sociali per commentare un videoclip virale tratto da Il Circo, un film del 1928, un film muto del grande Charlie Chaplin. Il clamore era stato scatenato da una breve scena che, secondo qualcuno, mostra una donna che tiene un telefono cellulare all'orecchio mentre cammina in strada. Sono scoppiate polemiche, teorie e alcuni hanno avanzato le spiegazioni più semplici. In effetti la sequenza mostra una persona che tiene un congegno all'orecchio e sembra proprio un telefonino, dato che ci parla anche dentro. La cosa strana è che questo è uno dei film muti che hanno incassato di più di tutta la storia. E nessuno aveva notato prima questa curiosità. Nel 1928 si doveva ancora inventare la tecnologia dei telefoni portatili e alcuni ne deducono che quella persona doveva assolutamente essere un viaggiatore nel tempo. Però, ahimè, esiste in effetti una spiegazione per la viaggiatrice del tempo di Chaplin. 4 anni prima dell'uscita del film, la multinazionale Siemens aveva progettato il primo sistema telegrafico su lunga distanza, registrando il brevetto per un microfono amplificatore al carbonio come strumento tascabile. Forse questa è la spiegazione.
Cerchiamo adesso di analizzare una leggenda urbana. Nel secolo XIX, un individuo sparì nel nulla e riapparve 74 anni dopo in una trafficata strada di New York. Si chiamava Rudolph Fence. Verso la metà di giugno del 1950 si ritrovò confuso e sbalordito a Times Square, proprio in un incrocio. I testimoni giurarono che fosse apparso dal niente e nessuno di loro ebbe il tempo di spostarlo dal luogo per impedirgli di essere travolto e ucciso da un taxi. Inoltre, sembrava effettivamente provenire dal secolo precedente per vari aspetti. Aveva vestiti che si usavano nel tardo 800, trovarono nei suoi vestiti vecchie banconote, un gettone di rame con inciso il nome di un saloon, un documento per la custodia di un cavallo e il lavaggio di una carrozza e una lettera datata giugno 1876 e un biglietto da visita col suo nome e indirizzo sulla 50th Avenue. Dopo l'investimento fatale, Hubert Rim, il capitano della polizia newyorkese, incaricato nella ricerca delle persone scomparse, volle scoprire chi fosse quell'uomo misterioso, ma non trovò alcuna registrazione del suo indirizzo e delle sue impronte digitali, tanto più che nessuno aveva mai denunciato la scomparsa di un certo Fence. Alla fine riuscì a contattare la vedova del figlio di quest'uomo, la quale confermò che il suocero era sparito nel nulla all'età di 29 anni nel 1876. Il capitano controllò gli archivi e rintracciò per quell'anno la descrizione di un uomo scomparso dall'apparente età e abbigliamento conformi. Il risultato non fu però mai ufficializzato e il caso è tuttora irrisolto. Adesso spostiamoci avanti nel tempo, verso il 2000, quando Chris Hauberk, noto esperto di tradizioni popolari, ha eseguito delle ricerche per proprio conto, scoprendo che il fatto era del tutto inventato. La storia di Fence risaliva nelle sue versioni principali a una rivista del 1972, Journal of Borderland Research Foundation, che l'aveva attinta da A Voice from the Gallery, un libro di Ralph M. Holland, pubblicato nel 1953, quindi fine della storia. Non esattamente. Uno spostamento nel tempo, verso il 2002, quando Aubeck ha pubblicato i suoi dati sull'Akron Beacon Journal, e un'altra fonte lo ha contestato, puntualizzando che la leggenda di Fence si trova in I Am Scared, un racconto di fantascienza di Jack Finney. Ripeto, fine della storia. Abbiamo un'altra leggenda urbana. David Lang. Immaginate di piombare qui per realizzare una missione ricevuta nel 2550, cadendo però nel clamoroso tranello dell'amore e decidendo che non vale la pena di tornare nel futuro. Questo è il destino di un certo signor Lang, che cercò di rendere impossibile il viaggio di ritorno distruggendo la sua macchina del tempo. In compenso è svanito nel nulla. Forse si è volatilizzato sopra la sua fattoria, lasciando sulla terra una moglie e due figli. Un'altra leggenda particolare, ma molto interessante, è il cronovisore. Immaginate di captare suoni e immagini provenienti dal passato e dal futuro. Questa era infatti la pretesa di padre François Brun, autore di volumi sulle stranezze religiose e paranormali, divulgatore della scoperta di un sacerdote e scienziato italiano, Pellegrino Maria Ernetti, costruttore di questo cronoscopio. Ernetti è davvero esistito, ma nessuno ha mai visto la sua macchina del tempo, o come la dobbiamo chiamare, il cronovisore. Come tutti ben sapete, io sono molto razionale, quindi sto cercando, dopo aver fatto molte ricerche approfondite, di dare una teoria anche alle leggende urbane, o chiamiamole metropolitane, sui pseudo viaggiatori nel tempo. Adesso vi parlerò del tizio dall'aspetto moderno fotografato all'inaugurazione di un ponte nel 1941. Questa fotografia è facilmente reperibile nel web. È stata scattata nel 1941 relativa alla riapertura del ponte di South Forks nella British Columbia e noterete subito la presenza di un individuo vestito secondo tendenze più moderne rispetto alla gente che lo circonda. I suoi occhiali da sole e i capi d'abbigliamento non sono quelli abituali degli anni 40. La foto è stata presa da una mostra virtuale intitolata Tear Past Lives Here, qui vive il loro passato, organizzata dalla Virtual Museum of Canada. Purtroppo alcuni ricercatori hanno scoperto che i suoi occhiali e il suo abbigliamento erano normalmente disponibili
in quel periodo. Quindi, ancora una volta, è scoppiato il palloncino del mistero. Ma c'è un enigma, abbastanza misterioso, su un viaggiatore del tempo. John Titor. Forse questo nome potrebbe non dirvi niente, ma tra le cospirazioni sui viaggi nel tempo, forse si perpetuerà ancora a lungo come uno dei più controversi dei nostri giorni. Non si sa bene quando cominciò davvero la discussione, anche se un individuo chiamato John Titor, che originariamente si serviva dello pseudonimo di Time Travel Zero, cominciò a infestare un sito internet con i suoi post e commenti vari in cui affermava di provenire dal 2036. Ora vi leggo una copia del suo messaggio iniziale, 27 gennaio 2001, ore 12:45. Saluti. Sono un viaggiatore del futuro, anno 2036. Sto tornando a casa, dopo essermi procurato un computer IBM 5100 del 1975. La mia macchina del tempo è un veicolo a massa statica per la dislocazione temporale prodotto dalla General Electric. Si tratta di un pezzo unico, azionato da due singolarità rotanti a doppio positivo che producono una normale sinusoide di Tipler. Sarei contento di postare delle foto relative alla macchina. John Titor affermava di essere un soldato americano del 2036 che viveva in Florida e aveva ricevuto una speciale missione per la realizzazione di un viaggio nel tempo. Lo avevano rispedito nel 1975 per recuperare un arcaico calcolatore elettronico della IBM che gli scienziati della sua epoca ritenevano utile per correggere gli errori di certi programmi informatici. Quello che lascia sconcertati il fatto che una civiltà capace di sviluppare una tecnologia per i viaggi nel tempo debba affidarsi a uno strumento così antiquato. Non mancavano le fotografie di questa macchina del tempo, sebbene fosse installata nel baule di una Chevrolet Corvette decappottabile del 1967, con annesso manuale di istruzioni. Chiesero a Titor di specificare altri dettagli del veicolo, ed ecco le sue risposte. Due scatole magnetiche per la microsingolarità, un collettore a iniezione elettronica per alterare il microsingolarità di massa e gravità, una ventola di raffreddamento a raggi X, sensori di gravità, 4 orologi atomici al cesio, 3 grandi sistemi computerizzati. Poi, nei mesi seguenti, iniziò, oltre ai messaggi, a dare delle predizioni sul futuro. Una guerra mondiale nel 2015 ha mietuto 3 miliardi di vittime. I sopravvissuti ora vivono in maggiore armonia. La vita verte sulla famiglia e sulla comunità. Le calotte glaciali non si sciolgono più rapidamente di adesso. Inoltre, nel 2036 c'è meno smog e ci sono molti meno rifiuti industriali. Questa risale al 6 novembre del 2000. Negli Stati Uniti scoppia una guerra civile dal 2005. Il conflitto si calma e si riaccende per un decennio. Il Campidoglio americano è stato trasferito a Omaha, in Nebraska, 7 novembre 2000. Sono le date dei messaggi mandati da Titor. Nel futuro ci sono molto meno cure mediche, anche se il livello sanitario è migliorato. La gente muore quando è ora di morire. Nessun laser. La clonazione per gli organi e la medicina genetica sono le tecnologie futuristiche già attive. Messaggio sempre del 7 novembre 2000. Abbiamo 5 presidenti che vengono eletti per periodi diversi e alterni. Il vicepresidente e il presidente del Senato, ma la loro elezione avviene in tempi diversi. Se dovessi portarvi qualcosa dal 2036, sarebbe una copia della nuova Costituzione americana. Altro messaggio del 7 novembre 2000. Ecco altri post, altri stralci della pagina web. Quando la macchina è accesa, tutto il resto è al buio. Se è spenta, si verifica l'effetto contrario. Sembra di arrivare da un ponte. L'unica vera traccia fisica è un grosso buco nel terreno del decollo e un mucchio di terriccio sul sito d'arrivo. Messaggi del 4 novembre 2000. Quando viaggio verso altre linee di tempo mondo, ho sulla macchina un sistema di orologi e sensori di gravità che campionano l'ambiente prima del decollo. Si chiama Sicura per la gravità variabile. 6 novembre 2000. È l'alterazione della gravità a permettere il viaggio nel tempo. 7 novembre 2000. Però, poi arriva una data particolare. Il 21 marzo 2001, Titor ha annunciato al mondo che avrebbe abbandonato la nostra linea temporale per tornare nel 2036.
è scomparso altrettanto rapidamente di come era apparso. E il suo mistero perdura. Chi era Titor? Perché è venuto a postare messaggi nei nostri siti e forum? E il suo messaggio, Archie, non ha creato alcun paradosso? Forse non sapremo mai la verità sulla storia di Titor. Magari era solo una truffa. Ma c'è chi giura che sia tutto vero. E l'enigma ha un seguito di appassionati che insistono a dire che ci deve essere qualcos'altro che cova sotto la cenere. Ma chiunque fosse Titor, ha impegnato per mesi un sacco di gente in un dialogo online che supera i confini tra realtà e fantasia. Chissà, forse nei prossimi anni potrebbe realizzarsi una grande scoperta. Forse ci siamo quasi. Forse troveremo la maniera di superare la velocità della luce, cosa che non ci permetterà solo di lanciare uno sguardo intrigante sulla possibilità dei viaggi nel tempo. Magari scopriremo le prove del multiverso grazie al grande collisore di adroni. E forse, sottolineo forse, troveremo una macchina del tempo funzionale nello scantinato di un professore veramente geniale, il più audace di tutti, ancora anonimo, ma che lavora all'oscuro per svelare il punto Omega, lì dove l'impossibile diventa non solo possibile, ma anche banale. Chissà, per chi aspetta il tempo è troppo lento, per chi ha paura è troppo veloce, per chi è afflitto troppo lungo, per chi esulta troppo breve, ma per chi ama esso è eterno. Harry Van Dyke. Doc, circuiti temporali accesi, condensatore di flusso, flusso attivo, motore in funzione. Benissimo, si parte. Marty McFly ritorna al futuro, 1985. Thank you.